l'afflusso di una certa quantità di energia non provoca lo stesso aumento di temperatura in corpi diversi. La capacità termica di un corpo è la grandezza fisica che misura quanta energia è necessaria per aumentare la temperatura del corpo di un Kelvin o di un grado Celsius, che è la stessa cosa. La capacità termica, che si misura in joule per Kelvin, dipende dalla sostanza di cui è composto il corpo e aumenta con il crescere della massa del corpo. Per una data sostanza, la massa di un corpo è infatti direttamente proporzionale al numero di molecole che lo compongono. L'arrivo di una determinata quantità di energia, per esempio sotto forma di calore, si ripartisce mediamente in misura uguale tra le diverse molecole, aumentandone l'energia cinetica e quindi la temperatura del corpo. Se il numero di molecole raddoppia, l'effetto sarà dimezzato. L'innalzamento di temperatura prodotto da una data quantità di energia è dunque inversamente proporzionale alla massa. La capacità termica è quindi direttamente proporzionale alla massa e il coefficiente di proporzionalità è chiamato calore specifico. Il calore specifico è una caratteristica della sostanza di cui è costituito il corpo. Esso esprime la quantità di energia che è necessaria per innalzare di un Kelvin la temperatura di un chilogrammo di una determinata sostanza.